l'esperienza al master, beh, indimenticabile, indispensabile e molto impegnativa, però sicuramente è stata un'esperienza fondamentale per la mia crescita professionale. E sicuramente il fatto di essere qua dopo 5 anni, rivedere i propri colleghi e comunque mantenere i contatti sia di amicizia che di a livello di rapporti professionali con i colleghi del master è sicuramente un'ottima riuscita. Trovo l'esperienza che ho fatto e ho condiviso con tanti altri professionisti, perché i masterini che sono usciti da IPSOA hanno fatto carriera e quindi è stata un'esperienza e continua a essere un'esperienza molto entusiasmante, perché è un modo per essere vicino ai ragazzi che sono delle promesse e aiutarli a percorrere la strada della professione in ambito tributario. È assolutamente una cosa importante, è un ruolo che sento molto e è un modo per dare un proprio contributo a migliorare la tecnica e la professione. Poi l'ambiente è sempre molto molto giovane e frizzante e piacevole. Una gran bella occasione per rivedere tanti amici, colleghi, commercialisti, avvocati, ma soprattutto gli studenti che sono stati con noi in tutti questi anni e che oggi sono professionisti anche loro, un gran bel evento per ricordare questa iniziativa veramente di successo per il mondo professionale milanese e direi italiano. È stato molto utile, ho approfondito alcuni aspetti che ritenevo di sapere, in realtà poi facendo il corso ho scoperto di non conoscere adeguatamente e mi ha dato una forma anche di operatività, cioè una capacità di applicare la teoria a casi concreti e pratici. Oggi la mia capacità di movimento nella posizione che occupo, che è di ruolo dirigenziale, è comunque molto agevolata dall'esperienza che ho fatto. Ho un buon ricordo, il master è stato abbastanza intenso come impegno di studio, ma è stato motivante e mi ha dato degli skill che sto usando ancora adesso. Sono passati 10 anni da questa esperienza che mi ha permesso di conoscere degli amici, dei colleghi, dei professionisti. È sicuramente un'esperienza che consiglio a giovani che vogliono approfondire la conoscenza del diritto tributario e che mi ha permesso anche di crescere professionalmente, oggi di essere in uno studio prestigioso, di essere soddisfatto, di poter salutare tutti questi amici che sono venuti per questa ricorrenza. È con vero piacere che do il benvenuto a tutti i partecipanti a questa serata. Per me e per le colleghe è stata sicuramente un'esperienza, il master, non solo professionale. È stata una soddisfazione vedervi crescere professionalmente e poi ringrazio anche i partner e gli sponsor che poi sono parte della squadra, perché quasi tutti sono anche docenti di questo master. Mi associo a questo entusiasmo, forse sarebbe anche da udire qualcuno di coloro che noi abbiamo avuto come allievi, se condividono la nostra soddisfazione. Io mi auguro e confido di sì. Visto il successo, che indubbiamente sarà anche economico, di questa iniziativa, noi potremo contribuire e avere qualche, magari, incentivante ulteriore seguito. Questo sempre tanto per essere, visto che sono arrivato da Genova. C'è un altro elemento che mi pare che sia emerso, che siamo tutti qui animali in senso aristotelico veramente resistenti. Direi che qui c'è la prova del 9, perché il fatto che si siano scomodati tutta sta gente vuol dire che con gli insegnamenti ricevuto tutto il resto hanno fatto dei quattrini, perché sennò non sarebbero assolutamente venuti. Quindi mi pare che il risultato sia assolutamente garantito.
L'ultimo aspetto, vorremmo cogliere l'occasione di questa ultima edizione per consegnare i diplomi delle ultime aule dei nostri master full time, il master tributario dell'edizione 2009-2010 e del master risorse umane che abbiamo unito a questa festa per festeggiare con noi, insomma, il decennale del master. Thank you.